vedere. Sempre un piacere. Allora, io sto vedendo la serie, quindi zero spoiler oggi. Zero spoiler. Niente, diciamo nulla. Perché sono piena di tutti i misteri, tutte le relazioni, tutte le cose che succedono. Guarda che carino Stefano che mi ha portato anche il primo, no? Il primo libro di Petros Markaris, che è com'è? Ultime della notte. Scusa, sto senza occhiali. Ma tu hai visto che tipo dietro? Ho già fatto fatica a capire che era un libro. Questo è uno dei tre che abbiamo usato per fare le prime quattro puntate. Ecco, e mi ha fatto una dedica. Vabbè, non la dico, ha fatto una dedica meravigliosa. Una dedica meravigliosa. Lo fa Stefano Fresi, lo fa. È l'uomo delle dediche. Anche a te una volta ti ha cantato una canzone che ti ha commosso o mi sbaglio? È successo da poco. Diciamo che ascolta. È un amico che ascolta anche le cose dette casualmente, così. Di sfuggita e registra. Che tutto. Ti ha dedicato? Che ti ha dedicato? Modugno. Sono le io amo, esatto. Io amo quel film e amo quella canzone. Quindi. Che bello. Ti ha emozionato un po'. Comunque, voi due avete un rapporto bellissimo. Sì, ci vogliamo molto bene. Nella vita che nella serie. Sì, ma secondo me quello che esce fuori nella serie nasce proprio dal fatto che siamo molto, molto amici nella vita. Questo credo che porti un'intimità reale e quindi faccia credere che possiamo, siamo credibili come marito e moglie. Abbassa, ma non è strano vederlo così anche un po' cattivo? Cioè, perché nella serie ha proprio un carattere diverso. No, perché tanto non ci credo io. Ci credi nel gioco, quindi tutte le volte. Ma guardate che nel privato è bravo. Presi sì. Io meno. Presi è spietato nel privato. Nel privato. Come tutti i belli impossibili è spietato. So, è bello, so, impossibile. Questo essere inarrivabile che ti rende così crudele. Mi rendo conto. Anche al conservatorio lo temevano tutti, spaccava pianoforti. Ci sono andato una volta a fare un esame, cosa fatto, quindi li ho terrorizzati una volta sola. Ma scusa, non sei diplomato tu? No, no. Io come un amico mio che suonava benissimo, Giorgio Guidarelli, diceva ma tu sei diplomato? No, il diploma mica suona. Vabbè, c'è sempre la ma, quindi c'è un talento naturale perché tu sei bravissimo. Non esageriamo la cosa, ma cavicchio, cioè suonicchio, cioè abbiamo i mostri veri qua dietro, lasciamoli per questi sono quelli veri, i musicisti veri. Senti, Kostas sappiamo che si svolge ad Atene, l'ambientazione è diversa. Qualcuno ha fatto un parallelo anche tra il nostro Montalbano e Kostas. Ma sicuramente condividete il gusto per la cucina, quello per la buona tavola. Ma perché lo stesso Markaris se ne parla di Camilleri, dice noi abbiamo fatto i commissari del bacino mediterraneo, invece quelli nordici sono un po' più cattivelli, un po' più freddi, invece i nostri sono. E quindi il parallelo stesso lo fa lui per primo, insomma, però com'è, ci auguriamo il successo. La dinamica di coppia com'è nella serie? Ma credo simile alla dinamica di tante coppie, dove la base è la complicità, quindi anche quando ci si stuzzica, si litiga, si ha una modalità giocosa di far finta di essere arrabbiati, ma in realtà è il modo per tenere viva la fiamma della relazione, quindi che credo estremamente poi, complice. Girare in Grecia, che sacrificio. Avevo. Immagino delle giornate terribili, orribili, tremende. Allora, sono andata sull'Acropoli 4 volte. Io una sola. Io una sola perché sono secchione. Però ti dico che quando siamo arrivati a girare c'è la neve, che non è che è quello che ti aspetta, no, da te. No, no. Tu immagini immediatamente la spiaggia, l'insalata greca. No, c'era la neve, un freddo cane. Sì, abbiamo girato a dicembre anche. Nevica in Grecia, incredibile. Hai capito? Quante cose si imparano a Radio Due Social Club. E quando nevica si blocca tutta la città, i greci vanno in panico assoluto. Un po' come Roma, diciamo. Un po' come Roma tutti i giorni, però. Sì, sì, ma Roma ormai anche se apri 3 docce in più. Esatto. Se 3 persone vanno in più, se fanno la doccia, c'è caos. Allaga Corso Francia, inspiegabilmente. Se fai una doccia al pistaccio, si allaga Corso Francia. Fresi lancia una frecciatina al sindaco di Roma, all'amministrazione e facciamo subito la lanza. Facciamo subito l'ansia. Lanciamo. Ma hai fatto già venire l'ansia. Facciamo subito l'ansia. Sturiamo sti tombini. È sturiamo la nuova campagna del comune di Roma. Ma scusa, facciamo una canzone. Sturiamo sti tombini. Nella strada dove abito io ci sono delle foglie millesimate. C'è l'anno sopra. Sono cadute. Alcune sono cadute nel 2018. C'è la mela di Newton sotto casa tua. Beh, il bello di Kostas è anche questo. Insomma, che parlando della Grecia si può far riflettere il pubblico invece su cose che assomigliano molto a quelle che avvengono da noi, però avvengono in Grecia, quindi non stiamo parlando certo, si può quindi, più facilmente mettere luce sui problemi esatto. che poi si assomigliano, diciamo, un po' dappertutto, mettiamola così. E a proposito